Il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Austria dovrà essere ripetuto. Per la Corte Costituzionale di Vienna ci sono state irregolarità nel voto dello scorso 22 maggio, che ha visto prevalere il verde Van der Bellen su Hofer, candidato dell'estrema destra. Lo scarto tra i due era stato minimo, appena 30.000 voti. Per le banche italiane c'è pronto un sostegno pubblico che potrebbe arrivare a 150 miliardi per fronteggiare eventuali turbolenze dei mercati. Ieri via libera europea al piano di Roma, la borsa di Milano ora è poco sopra la parità dopo un'apertura in territorio negativo, con perdite proprio sui titoli bancari. Secondo la Confindustria, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea peserà parecchio sull'economia italiana. Il timore che la Brexit praticamente dimezzi la crescita prevista. Intanto l'Istat rivela che la disoccupazione a maggio è scesa all'11,5%, in calo di un decimale, invariata quella giovanile. I giudici in camera di consiglio al processo per l'omicidio di Yara Gambirasio, la ragazza di Brembate di Sopra in provincia di Bergamo, trovata morta il 26 febbraio del 2011 in un campo poco lontano da casa. Vi supplico, rifate il test del DNA. Sono un ignorantone ma non un assassino, dice Massimo Bossetti, imputato unico per la morte di Yara. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Per la polizia turca, la mente dell'attacco che ha provocato la morte di 44 persone all'aeroporto di Istanbul è un super ricercato ceceno legato all'ISIS. In Turchia intanto proseguono le operazioni antiterrorismo, altri 11 arresti sono tutti stranieri provenienti dalle repubbliche caucasiche. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7. Verrebbe da dire che in questa settimana, negli ultimi giorni, l'Europa non si è fatta mancare davvero nulla a livello di scossoni economici e politici, innanzitutto quelli politici. Ricorderete, venerdì scorso eravamo alle prese con quella giornata terribile sui mercati dopo Brexit. 7 giorni dopo siamo alle prese ancora con l'incertezza che riguarda l'atteggiamento degli altri 27 Paesi membri che di qui a settembre dovranno trovare una via d'uscita e trasformare la Brexit in un'occasione di rilancio. C'è la battaglia politica a Londra, ma poi c'è un ennesimo scossone in un'unione che pure andrà al voto nel 2017, calendario alla mano, in 3 paesi importanti, l'Olanda, la Germania e la Francia, però l'ultimo ribaltone arriva ed è imminente proprio dall'Austria. Quel che è accaduto stamani a Vienna è un clamoroso colpo di scena che potrebbe avere conseguenze in tutta Europa. La Corte Suprema austriaca ha infatti annullato il ballottaggio delle elezioni presidenziali dello scorso mese, vinto per soli 30.000 voti dal verde Alexander Van der Bellen su Norbert Hofer, candidato dell'FPO, il Partito della Libertà, siamo nell'estrema destra, fondato da Jorge Haider, morto 8 anni fa in un incidente stradale. In effetti il candidato verde si era aggiudicato la poltrona di Presidente della Repubblica con uno scarto di meno dell'1% dei voti. Il partito di Hofer aveva fatto ricorso e l'ha vinto. La Corte, dopo aver ascoltato un centinaio di testimoni, ha infatti stabilito che i voti espressi per posta erano stati aggiunti in modo non corretto. È la prima volta che in Austria accade una circostanza del genere. In attesa di un nuovo ballottaggio che dovrebbe svolgersi tra settembre e ottobre, il presidente uscente Fischer sarà rimpiazzato da una specie di troica, formata appunto da 3 membri del Parlamento, tra cui lo stesso Hofer. La clamorosa decisione è stata motivata dal presidente della Corte Costituzionale Gerhard Holziger con le seguenti parole: le elezioni sono il fondamento della nostra democrazia e il nostro compito è di garantirne la regolarità. La nostra sentenza deve rafforzare il nostro Stato di diritto e la nostra democrazia. Il nuovo voto austriaco potrebbe avere 2 impatti: creare nuove tensioni al confine italo-austriaco, dove nei mesi di campagna elettorale il governo di Vienna aveva fatto contraddittori balletti di dichiarazioni sulla volontà di creare un muro per respingere eventuali migranti, e al tempo stesso rinvigorire i movimenti di estrema destra europei, scrive Matteo Salvini appena appresa la notizia. Forza amici, verità e libertà alla fine vincono.
E fin qui il ribaltone possibile imminente dalla terra austriaca, ma ci sono altri temi sul tavolo dell'Unione Europea, così come quello che riguarda la stabilità o meno delle nostre banche. Lo sapete, un muro contro muro improvviso che si è consumato a Bruxelles tra la Merkel e Renzi, poi è arrivato il via libera, è arrivato nella giornata di ieri proprio per la salvaguardia delle nostre banche. Peraltro è uno strumento che potrebbe non essere utilizzato, è uno scudo, insomma, in termini economici molto ingente, che è in linea con quelle regole che la stessa cancelliera tedesca ha ricordato non si possono cambiare ogni due anni. Le borse europee viaggiano in lieve rialzo, tutte eccetto Milano, che dopo l'apertura in positivo al momento è in calo, quasi dovesse metabolizzare il sì di Bruxelles allo scudo salvabanche da 150 miliardi di euro. Al contrario di ieri, quando l'annuncio della misura aveva spinto verso l'alto i titoli bancari e Piazza Affari a chiudere sopra il 2%. Ad un mese dagli stress test sugli istituti di credito, gli investitori temono che da questi siano emersi segnali negativi e che la Commissione europea abbia concesso al governo italiano la possibilità di intervenire in via precauzionale per sostenere le banche in eventuale crisi di liquidità, per evitare che a pagarne le conseguenze fossero i risparmiatori. E questo nonostante Roma e Bruxelles abbiano assicurato che non c'è alcuna aspettativa di dover ricorrere allo scudo. Se e solo se le turbolenze dei mercati post-Brexit lo renderanno necessario, il governo potrà intervenire in via precauzionale a sostegno delle banche in crisi di liquidità con il piano a cui hanno fatto ricorso altri paesi per scongiurare nuovi casi Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara e Carichieti. Guai però, avverte Bruxelles, alle banche che utilizzassero la garanzia pubblica come strumento di ricapitalizzazione. Varato domenica scorsa, ma annunciato solo ieri dalla portavoce dell'antitrust che segue gli aiuti di Stato, lo scudo mette al sicuro le banche solventi e sarà valido fino al 31 dicembre 2016. Intanto, contrariamente a quanto previsto, Monte dei Paschi di Siena ha annunciato che pagherà in contanti e non con azioni i 46 milioni di euro di interessi sui Monti Bond relativi al 2015 in scadenza oggi, assicurando che tale pagamento non inciderà sui livelli di patrimonializzazione del gruppo. Ieri il Consiglio di Unicredit ha dato il via libera alla candidatura del 54enne manager francese Jean-Pierre Mustier, ad amministratore delegato al posto di Federico Ghizzoni. Già numero uno della banca di investimenti del gruppo e di Société Générale, Mustier si insedierà al comando dal 12 luglio. Tra gli obiettivi del nuovo piano strategico a cui ha detto di star già lavorando, il rafforzamento dei requisiti di capitale e la crescita dei risultati economici. Dicevamo di un quadro che resta a rischio, resta legato all'incertezza, è una fotografia che ben rappresenta l'economia mondiale, ne ha parlato proprio il Fondo Monetario Internazionale, ieri ha detto la ripresa è già debole, l'effetto Brexit potrebbe dare il colpo di grazia nel rallentare ulteriormente, ecco perché tutti i dati che precedono la Brexit, come gli ultimi che riguardano la nostra occupazione, forniti dall'Istat, sono dati da considerare e tenere ben presenti, soprattutto quando sono positivi, come in questo caso. 300.000 è il numero che fa sperare nella ripresa. A maggio, secondo i dati provvisori dell'Istat e confrontati con quelli di maggio dell'anno scorso, il numero degli occupati è salito di 300.000 unità e della stessa cifra è calato il numero degli inattivi, coloro che, scoraggiati dalla possibilità di trovarlo, un lavoro non lo cercano più. A trainare la crescita, che su base mensile è ben più lieve, parliamo dello 0,1%, sono le donne. Il dato, che invece aveva registrato una flessione nel mese di aprile, migliora anche a livello trimestrale, grazie alla diminuzione di disoccupati e inattivi. In calo invece il lavoro degli autonomi. Renzi attribuisce l'andamento agli effetti positivi sul lavoro dipendente del Jobs Act, calcolando quasi 500.000 posti di lavoro in più da febbraio 2014. Ma i sindacati sono scettici e tornano all'attacco. La CGIL ha depositato in Cassazione più di 3.300.000 firme per la pronuncia sull'ammissibilità di tre quesiti referendari: cancellazione dei voucher, il nuovo reintegro in caso di licenziamento illegittimo e la piena responsabilità solidale negli appalti. Un risultato straordinario, commenta Camusso, una testimonianza dell'adesione al sindacato che nei prossimi tre mesi porterà avanti la battaglia per un'altra iniziativa popolare, la proposta di legge sulla Carta dei diritti universali del lavoro. E questo nel giorno in cui l'amministratore delegato di Alitalia, Kramer Ball, ha scritto ai dipendenti bollando come incomprensibile lo sciopero indetto per martedì da piloti e assistenti di volo di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e UGL Trasporto Aereo. Solo per la tutela dei privilegi di una parte dei dipendenti, scrive, questo sciopero danneggia i clienti, il business dell'azienda e genera incertezza.
Incertezza come quella provocata dalla Brexit, che ha spinto Confindustria a rivedere praticamente dimezzandole le stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2017. L'uscita di Londra dall'Unione, scrive il Centro Studi degli Imprenditori, potrebbe impattare sull'economia reale attraverso tre canali: il calo delle esportazioni italiane a seguito del rallentamento della domanda in Gran Bretagna, il calo della ricchezza delle famiglie dovuto al deprezzamento delle azioni quotate in borsa, l'aumento dell'incertezza tra imprese e consumatori. Previsioni in linea con quelle di Mario Draghi, che prevede nei prossimi tre anni, causa Brexit, una frenata della crescita dell'Eurozona dello 0,5%. Dunque, dicevamo, effetto Brexit, se dal punto di vista della Confindustria non passasse il referendum costituzionale di ottobre. Quella è una partita strettamente legata, lo abbiamo capito in queste ore, al cammino dell'Italicum. Mai così al centro del dibattito, della battaglia politica in particolare tra Movimento 5 Stelle e PD. In qualche modo è una clessidra capovolta, almeno dal punto di vista dei grillini. Quella legge elettorale a doppio turno, una legge liberticida, almeno fino a qualche settimana fa, che adesso sembra però dare più chance ai grillini, dunque proprio Renzi, che deve uscire dall'impasse, magari aprendo a modifiche che potrebbero in qualche modo poi semplificare il cammino referendario. In attesa che Renzi lunedì prossimo nella direzione del partito dia la disponibilità o meno di modificare l'Italicum, fra PD e Movimento 5 Stelle è di nuovo scontro e volano parole pesanti. Il Movimento, da sempre contrario a questa legge elettorale, adesso attacca a testa bassa e accusa Renzi, che sulle modifiche si è sempre detto irremovibile, di voler cambiare l'Italicum per timore di una batosta. Ha paura di perdere 70-30 come è successo a Roma, scrive Grillo sul suo blog. Le priorità sono altre, taglia corto Luigi Di Maio, mentre dal PD contrattaccano puntando il dito contro il Movimento, campione di incoerenza. Oggi sul tema interviene anche Graziano Del Rio. L'Italicum è un'ottima legge che garantisce governabilità. Poi se qualcuno vuole cambiarla lo faccia, ma sarà difficile adesso trovare una maggioranza, spiega sul Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture, che difende il premio alla lista previsto nella legge che entra ufficialmente in vigore proprio oggi. È nella logica della semplificazione dei partiti e del no al ricatto dei piccoli, dice Del Rio, convinto del no alle leggi ad personam o pro partito. Bisogna avere il senso delle istituzioni anche quando le cose non convengono del tutto, osserva, gettando acqua sul fuoco delle polemiche che si stanno consumando fra Dem e 5 Stelle e augurandosi che questa legge non sia usata come strumento di lotta politica interna. Fronte caldo anche quello della minoranza Dem. Di certo non può bastare una correzione all'Italicum come il premio alla coalizione invece che alla lista, spiega per Luigi Bersani, mentre Miguel Gotor chiede una nuova legge elettorale. In questo contesto Renzi lunedì dovrebbe dare le prime risposte, perché le eventuali modifiche all'Italicum, attribuendo il premio di maggioranza alla coalizione non alla lista, favorirebbero la riaggregazione del centrodestra e l'unità interna al partito, due fattori fondamentali in vista della battaglia referendaria di ottobre. Mandare al voto un... Naturalmente sì, le modifiche coinvolgerebbero almeno nei ragionamenti, nelle aperture anche il centrodestra. Che giorni sono per Silvio Berlusconi? Sono giorni di convalescenza ancora al San Raffaele di Milano dopo l'intervento al cuore, solo apparentemente lontani dai temi caldi che riguardano le secreture. Innanzitutto, calcisticamente parlando, il Milan pronto alla dolorosa cessione, potrebbe arrivare l'ok alla vendita ai cinesi già giovedì prossimo, ma poi c'è anche il partito politico Forza Italia in via di rottamazione, per così dire. Sembra necessario il ragionamento anche dell'ex premier, un nuovo soggetto politico. Grandi manovre, suggestive ricostruzioni e una sola certezza. Forza Italia è davanti a un bivio. A tracciare la rotta ci ha pensato il presidente Mediaset Fedele Confalonieri, orientato verso un patto simile a quello del Nazareno. Dare una mano a Renzi per poi riorganizzarsi e trovare nuovi equilibri. Una linea che ha subito destato fermento e tensioni. Come far passare questa posizione renziana in un elettorato molto critico verso il premier? Per una volta i falchi e le colombe concordano, non si può fare. E a se a pensarlo è anche un altro ex uomo Mediaset di peso come Giovanni Toti, lo scenario politico appare piuttosto complicato. Toti vuole un asse con la Lega, gelida verso Forza Italia in questa fase, e ricucire un dialogo con i centristi e a destra con Giorgia Meloni. Non c'è più tempo da perdere, il patto del Nazareno è saltato, la marea grillina avanza e il centrodestra è diviso. Quale strada sceglierà allora Forza Italia? La battaglia a duri e puri contro Renzi, oppure gli tenderà la mano, visto che sul tavolo ci sono l'Italicum, il referendum sulle riforme e i delicati rapporti con l'Europa prima di tornare al voto? Intanto il partito ridisegna la sua struttura, via il cerchio magico intorno a Berlusconi e spazio a uomini di fiducia come Gianni Letta, Valentino Valentini, Nicolò Ghedini e Alfredo Messina, nominato tesoriere al posto di Maria Rosaria Rossi.
Gli alleati restano alla finestra, anche se Salvini sembra già guardare oltre, verso un centrodestra completamente diverso rispetto al passato. Dunque, effetto Brexit, quante volte l'abbiamo detto su tutti gli altri 27, ma quanto mai effetto Brexit anche su Londra e dintorni, perché infuria la battaglia politica, soprattutto per chi dovrà gestire l'eredità molto scomoda del premier uscente Cameron. Da quel punto di vista la battaglia è infuocata e con colpi di scena come quello di ieri Boris Johnson, e il suo discorso è diventato improvvisamente non una candidatura, ma un addio. Cento colpi di cannone nella piazza del Parlamento di Westminster commemorano oggi 100 anni della battaglia della Somme, il massacro di più di 1 milione di soldati tra britannici, francesi e tedeschi cominciato il 1° luglio del 1916. Nei giorni post-Brexit forse è un'occasione per ricordare che è anche grazie all'Unione Europea che i nemici di ieri si sono trasformati negli alleati di oggi. Sui campi di battaglia del nord della Francia oggi si incontrano François Hollande e David Cameron, un'altra occasione di commentare gli sviluppi dopo il voto. Sviluppi che stanno terremotando innanzitutto il panorama politico del Regno Unito. Una giornata dai toni shakespeariani, così descrivono oggi i giornali inglesi quel che è successo ieri nella corsa alla leadership dei Tories e di conseguenza al numero 10 di Downing Street, usando termini come tradimento, pugnalate, congiura. Boris Johnson, l'ex sindaco di Londra che ha guidato il fronte del Leave e che pensava di essere in pole position, abbandonato all'ultimo momento da quello che sembrava il suo più fedele alleato, il ministro della giustizia Michael Gove, che con un colpo di scena ha presentato invece la propria candidatura, sostenendo di essersi reso conto che Johnson non aveva le qualità per diventare primo ministro. Insomma, l'uomo di spicco che ha guidato i britannici a votare per uscire dall'Europa, dipinto dal suo collega come un personaggio certo pittoresco ma mancante del criterio necessario per essere uno statista. Doti che invece Michael Gove, che aveva sempre giurato di non essere interessato al posto, ha improvvisamente scoperto in se stesso proprio ieri e che ha elencato stamattina in una conferenza stampa che è stato un vero e proprio programma di governo, evidentemente non improvvisato. E secondo me per guidare il paese verso la Brexit ci vuole qualcuno che ha fatto campagna per quello, ha aggiunto Gove, attaccando le chance della sua principale rivale, la ministra dell'interno Theresa May, che per quanto tiepidamente si era schierata nel campo del Remain. Quando un giornalista della BBC stamattina ha chiesto a Boris Johnson se avrebbe definito il comportamento di Gove un tradimento, questa è stata la sua risposta. Eloquente, anche se silenziosa, aggiungiamo di pochi istanti fa la nuova, quello che ha specificato Gove, d'accordo in questo caso con la May, ha detto non prevediamo di attivare nei prossimi mesi l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, dunque negoziati formali con l'Unione Europea non prima del 2017, neanche elezioni anticipate, bisognerà dare tempo al Premier di lavorare al nuovo Premier e dunque si voterà nel 2020, insomma un po' in contrasto con la linea emersa dai 27 di non consentire stallo ulteriore al Regno Unito. Andiamo invece a chi faticosamente magari si avvicina all'Unione Europea dopo anni di isolamento, e la Turchia in difficoltà nello scacco del terrorismo di diversa matrice, quella dell'ISIS sembra chiaro dopo l'attentato di martedì all'aeroporto di Istanbul, per il quale sale il numero delle vittime, siamo a 44, molti feriti ancora in gravissime condizioni, ma una risposta molto forte e rapida da parte delle forze di intelligence turca, i blitz della notte, ma anche la ricostruzione della rete che ha portato a quell'assalto. Una mente cecena dell'ISIS per l'attacco all'aeroporto di Istanbul. Nessuno ha ancora rivendicato l'azione, ma a quasi 3 giorni di distanza molti tasselli sono già al loro posto e conducono all'ipotesi della prima ora che a colpire, cioè sia stata una cellula jihadista dell'autoproclamato Stato Islamico. A guidare quel gruppo sarebbe stato il super ricercato terrorista ceceno Ahmed Chataev, ora affiliato all'ISIS. Lo sostiene il quotidiano filo governativo turco Yeni Safak. La cellula era composta da 3 kamikaze che avevano affittato, un mese prima dell'attacco, un appartamento nel centro di Istanbul, dove è stato messo a punto il piano di morte. I loro passaporti sono stati ritrovati in quella casa. Si tratterebbe di un cittadino dell'Uzbekistan, uno del Kirghizistan e uno della Repubblica Russa del Dagestan, e con un falso passaporto intestato a quest'ultimo, che è stato affittato il covo nella zona storica di Fatih.
Dopo essersi fatti portare in aeroporto in taxi al terminal internazionale, i tre terroristi si sarebbero separati, andando ciascuno nel punto previsto per il proprio attacco. Uno agli arrivi del gate A, uno alle partenze e il terzo in un parcheggio vicino. Secondo il piano, sfumato dopo lo scontro a fuoco con la polizia, i terroristi avrebbero dovuto tentare di prendere in ostaggio il maggior numero possibile di persone e farsi saltare in aria con loro. Ieri la polizia turca ha compiuto perquisizioni e arresti in 16 diversi appartamenti di sospetti militanti dell'ISIS a Istanbul e ha arrestato 13 persone. Tra queste, ha spiegato il ministro dell'interno Efkan Ala, ci sono 9 turchi e 4 stranieri. Sarebbero tutti coinvolti nelle attività di preparazione della strage che, dopo la morte di altri 2 feriti, ha visto salire il bilancio delle vittime a 44 persone, di cui 19 straniere. Al centro delle polemiche per non essere riuscito a sventare l'attentato, nonostante le segnalazioni, l'antiterrorismo turco cerca di dare prova di efficienza anche a Smirne, sulla costa Egea. Sono stati fermati altri 9 sospetti, membri dell'ISIS, nelle loro abitazioni. Sono stati trovati 3 fucili e diversi documenti che li legherebbero direttamente al califfato in Siria. Dunque diamo un po' di numeri previsti, perché come previsto l'Italia è stata eletta con 179 voti nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Parliamo, lo sapete, del 2017, l'Assemblea Generale ha avallato l'intesa raggiunta tra il nostro Paese e l'Olanda. Dunque cosa succederà? Alla fine del prossimo anno ci sarà una staffetta prevista per il rappresentante in Consiglio dell'Europa Occidentale, il nostro Paese si ritirerà e verrà eletta appunto l'Olanda. Andiamo adesso oltreoceano, negli Stati Uniti qualcosa si muove nei confronti della battaglia lunghissima e annosa contro le discriminazioni di origine sessuale. Arriva un'apertura storica da parte del Pentagono, ma anche a livello legislativo. Ci sono passi avanti importanti. La legge bocciata sul filo di lana poche ore prima di entrare in vigore avrebbe permesso ai cittadini del Mississippi di rifiutare alle coppie gay ogni tipo di servizio se in contrasto con il loro credo religioso. Niente matrimonio tra coppie dello stesso sesso, dunque, ma non solo. Un negoziante avrebbe potuto decidere di non vendere prodotti ai gay, un datore di lavoro stabilire come un dipendente dovesse vestirsi o radersi. Il Mississippi è uno stato molto conservatore e la legge, firmata dal governatore Phil Bryant, secondo i sondaggi aveva il consenso di 2/3 degli elettori. È stato il giudice federale Carlton Reeves a bloccare il provvedimento. La legge è anticostituzionale, ha scritto nel verdetto, perché lo Stato ha messo il suo peso sulla bilancia per favorire alcune convinzioni rispetto ad altre. La battaglia non si chiude qui, lo Stato del Mississippi può infatti fare il ricorso, ma al momento l'Unione Americana per le Libertà Civili e le associazioni a difesa dei diritti dei gay possono considerarsi soddisfatte. E possono dirsi soddisfatte anche della vera e propria rivoluzione che investe l'esercito degli Stati Uniti. Vi annuncio, ha dichiarato il segretario alla difesa Ashton Carter, che termina il divieto per i transgender di servire nell'esercito americano. Carter ha precisato che nelle forze armate USA già sono in servizio circa 2.500 persone transgender e che non possono essere discriminate. La nuova direttiva entra in vigore con effetto immediato, quindi da oggi i transgender possono indossare l'uniforme e, se già servono nell'esercito, se vorranno cambiare sesso potranno farlo a spese del Dipartimento della Difesa. E adesso siamo agli europei, ai verdetti tutt'altro per essere scontati, la strada spianata del Portogallo, un'impresa nell'impresa, l'impresa che è la prima semifinalista, e il fatto che ha raggiunto questo traguardo senza aver mai vinto una delle 5 partite nei 90 minuti regolamentari fa pensare anche, non devono pensare gli azzurri, perché stasera il Belgio se la giocherà con il Galles per essere la seconda semifinalista, potevamo esserci noi al posto della squadra di Nainggolan, ma dunque non bisogna indugiare su quel che non è stato, perché ci aspetta. Aspettano domani sera i campioni del mondo che non hanno preso un gol e non hanno mai perso a questi europei. La presenza di Daniele De Rossi domani sera a Bordeaux rimane appesa a un filo. La sensazione dopo l'allenamento di questa mattina è che il centrocampista azzurro non sia completamente tagliato fuori dalla sfida con la Germania. La botta subita appena sopra il ginocchio sta dando incoraggianti segnali di miglioramento e si fa largo la possibilità che Conte possa convocare il romanista e portarlo con sé almeno in panchina. Nel caso dovesse farcela, De Rossi, che sta lavorando duramente per tentare il miracolo, non avrebbe infatti l'autonomia per giocare gli interi 90 minuti, ma questa soluzione consentirebbe al CT di avere un cambio e magari un rigorista in più se la partita dovesse finire come Portogallo-Polonia di ieri, 6-4 per i lusitani di Cristiano Ronaldo proprio dal dischetto.
Il destino di De Rossi lo conosceremo in serata nella conferenza stampa di Conte, che non vuole prendersi rischi. Nella gara contro i campioni del mondo darà fiducia a chi gli offre le maggiori garanzie sia fisiche che mentali. Mattia De Sciglio sarà quasi sicuramente uno dei titolari. La maglia azzurra ha rigenerato il 23enne milanista, pronto a vivere dal campo una classica del calcio mondiale finora vista sempre e soltanto da tifoso. Nel 2006 avevo 14 anni, quindi ero a casa di guardavo il mondiale a casa di amici. Ricordo una partita molto, molto tirata, molto dura, e che poi è stata sbloccata dal gol di Grosso. E ricordo che avevamo quasi distrutto casa dall'esultanza. L'Italia è praticamente fatta con Parolo Play e Sturaro impegnato nei corpo a corpo con i centrocampisti tedeschi. Nell'amichevole di marzo la Germania ci surclassò schierandosi a specchio, imitando cioè l'allora 3-4-3 scelto da Conte e riducendo la partita a una serie di duelli individuali che esaltarono il superiore tasso tecnico dei nostri avversari. Löw potrebbe ripetere l'esperimento domani a Bordeaux, ma sembra difficile che il CT dei Panzer voglia stravolgere l'assetto della sua nazionale, che finora a Euro 2016 non ha subito neppure un gol. E dunque chiudiamo ancora l'informazione, naturalmente il TG Cronache, con l'attesa per la sentenza di primo grado per l'omicidio di Chiara Gambirasio. Dopo tantissime udienze, le ultime parole di Bossetti questa mattina, sentenza attesa in serata. Dunque con Caterina Bizzarri tra poco. Noi, se volete, ci vediamo anche nel weekend da domani alle 13:30. Grazie, una buona giornata.